Ciao a tutti, oggi andiamo a preparare dei soffici e profumati panini al latte, proprio come quelli che trovate dal fornaio. Piacciono molto ai bambini, a Chiara piacciono molto e li porta volentieri a scuola per la ricreazione. Come vedete, gli ingredienti necessari sono pochi, quindi io ve li consiglio perché sono veramente buoni. Allora, gli ingredienti sono 500 g di farina Manitoba, 300 ml di latte, 50 g di burro fuso, 100 g di zucchero e una bustina di lievito mastofornaio. Se non volete utilizzare il lievito mastofornaio, potete utilizzare un cubetto di lievito di birra. Per preparare i panini al latte, vado a mettere gli ingredienti all'interno della ciotola della planetaria. Se non l'avete, potete tranquillamente prepararli a mano. Allora, prima vado a mettere i liquidi, quindi vado a mettere il latte tiepido, poi aggiungo il burro fuso che ho fuso, ho fatto raffreddare, poi vado a mettere la farina. Adesso aggiungo lo zucchero e il lievito di birra. A questo punto avvio la macchina e faccio impastare bene per circa 10 minuti. Ecco qui, l'impasto è pronto. Vedete, è molto morbido, elastico e non appiccica. Ora lo vado a mettere all'interno di una ciotola, copro con la pellicola e lo vado a mettere all'interno del forno, forno spento con la luce accesa e faccio lievitare per un'ora circa. A dopo. Trascorso un'ora ho ripreso la ciotola dal forno, adesso tolgo la pellicola, come vedete l'impasto è ben lievitato e ora vado a formare i panini. Con l'impasto vado a fare tanti piccoli pezzettini di 30 grammi ciascuno, poi li arrotondo un po' con le mani, cerco di dare una forma tonda e li vado a posizionare su una teglia da forno rivestita con carta da forno e li metto un po' distanziati tra di loro. Una volta formate tutte le palline, tutti i nostri piccoli panini, vado a mettere nuovamente la teglia in forno, sempre forno spento, con la luce accesa e faccio lievitare per 20 minuti circa. Trascorsi 20 minuti, riprendiamo i nostri panini e li andiamo a spennellare con un po' di latte. Se preferite potete spennellarli anche con un tuorlo d'uovo e poi li vado a cuocere a 200 gradi, forno statico per 20 minuti circa. Ecco i panini appena sfornati, sono soffici e profumati. Adesso li faccio raffreddare e poi ve li faccio vedere tagliati. Ecco i panini al latte, sono pronti, sono buoni da mangiare così o farciti. Provate a farli perché sono veramente semplici da fare, sono molto buoni, sembrano proprio usciti dal forno. Mi raccomando, se provate a farli, fatemi sapere. Ciao a tutti e alla prossima ricetta! Ciao!